Completata un'altra tappa nella realizzazione della POPE, ovvero l'asse Poggiorusco-Pegoniaga a Quistello, riqualificato un tratto di strada Cortesa, ma per completare la tangenziale la provincia chiede aiuto a Regione Lombardia e Autobrennero. Il complesso mosaico della Pope, la Poggiorusco-Pegoniaga, comprende la tangenziale sud di Quistello. Una volta completata, l'arteria sarà fondamentale per togliere il traffico pesante dal centro abitato quistellese. Un tassello necessario era la riqualificazione di strada Cortesa, troppo stretta e tortuosa, e ora rimessa a nuovo per un tratto di 330 metri. È un lavoro importante perché consente, nell'attesa di riuscire a terminare la POPE, perché è un'opera che va assolutamente terminata, la tangenziale di Quistello sostanzialmente, però questa riqualificazione consente il passaggio dei mezzi pesanti per arrivare nelle aree produttive senza attraversare tutto il paese. Una realizzazione importante soprattutto per il centro storico di Quistello e l'area industriale Cortesa, che vengono collegate in maniera veloce all'autostrada del Brennero senza intasare il centro abitato e i quartieri residenziali. I mezzi della CEM, l'industria più importante di Quistello, da oggi potranno evitare di percorrere un'area abitata. Tutti i mezzi pesanti che sino a ieri passavano nel centro storico potranno entrare direttamente da qua senza ingolfare il centro. Nel progetto anche l'intervento del consorzio di bonifica Terre de Gonzaga. Innanzitutto il nostro canale tele a servizio della comunità qui del luogo, nel progetto doveva essere tombinato, quindi il consorzio di bonifica ha provveduto a fare il progetto, a seguire la direzione dei lavori e in sostanza a metterci una cifra proporzionale insieme con il comune e la provincia. 150.000 euro l'importo dell'intervento a carico della provincia. Comune di Quistello e Consorzio hanno erogato la stessa quota per i lavori di loro competenza. L'obiettivo è il completamento della POPE, per la quale la provincia chiede l'intervento, oltre che della regione, anche di Autobrennero, pur essendo la POPE oltre i 6 chilometri dal casello di Pegoniaga e non rientrando quindi tra le opere di compensazione.